Ciao, nel video di oggi scoprirai con un tutorial pratico come effettuare il pagamento della dichiarazione IVA OS. Se non sai cos'è l'OS, ovvero il regime One Stop Shop, abbiamo creato un video ad hoc. Ti inseriamo il link qui sopra. Io sono Gabriele Giglietti di Fido Commercialista. Oggi qui con me c'è Nicola Primieri, co-founder della piattaforma. Ciao Nicola. Ciao ragazzi. Ma adesso tuffiamoci direttamente all'interno del video tutorial. È veramente molto semplice, come al solito entriamo nel sito dell'Agenzia delle Entrate e accediamo tramite SPID. Se non sai come registrarti al OS, regime One Stop Shop, anche in questo caso abbiamo realizzato un video tutorial, te lo inseriamo sempre qui in alto. Lo SPID io consiglio sempre di accedere con quello perché è il modo più semplice, io ho quello di Poste Italiane che tra l'altro è gratuito, consiglio a tutti di utilizzare sempre quello che è la cosa un pochino più semplice. Tra l'altro anche il QR code che non tutti gli SPID hanno. Vi ricordo che se volete effettuare la dichiarazione IVA OS, anche in questo caso abbiamo realizzato un video tutorial e vi inseriamo sempre il link qui in alto. Una volta entrati è sufficiente andare nell'area servizi e tra la sezione istanze, comunicazioni e certificati troviamo appunto il regime MOS, OS e IOS UE. Entriamo in quest'area, tra le varie funzionalità appunto abbiamo la registrazione come visto negli altri video e la dichiarazione. Questa volta vedremo come effettuare il pagamento. È molto semplice, clicco su pagamento OS, accedi a pagamenti, seleziono l'anno relativo alla dichiarazione che voglio appunto pagare, confermo. A questo punto mi viene mostrato che nel 2022 ho soltanto una dichiarazione ancora da versare, la seleziono. A questo punto posso scegliere la data nella quale effettuare il pagamento, ci viene ricordato che la scadenza del pagamento di questa dichiarazione è il 31 di gennaio perché appunto è quella relativa al quarto trimestre del 2022. L'importo del pagamento, questa ovviamente è una dichiarazione di prova quindi effettuata ai fini di questo video, sono 19 centesimi. Posso controllare che le informazioni siano corrette, siano coerenti con la dichiarazione che ho presentato. Se lo sono, clicco su conferma e posso appunto effettuare il pagamento. È molto semplice, posso a questo punto posso stampare la ricevuta dell'avvenuto pagamento e vi invito ad inviarla al vostro commercialista o se siete clienti Fido Commercialista a caricarla nella sezione archivio documenti così che possa essere conservata e avere una ricevuta dello stesso. Allora grazie mille Nicola, se il video ti è piaciuto mi raccomando lascia un bel like, iscriviti al canale, se hai domande lascia un commento qui sotto, saremo felici di risponderti. Mi raccomando, trovi anche un link all'interno della sezione descrizione di questo video dove puoi approfittare di una consulenza gratuita con noi del team di Fido Commercialista per risolvere tutti i tuoi dubbi e perplessità a proposito del tema fiscalità e partita IVA. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!